Ci troviamo nel quartiere Borgonuovo in via Erice, dove due giorni fa uno dei tanti incendi che ha colpito Palermo ha portato una tragedia nella tragedia. Siamo qui con Valentina, che è stata purtroppo protagonista di questo evento. Raccontaci un po' quello che è accaduto, la tragedia che state vivendo. Sì. Giorno 25 appunto viene a mancare nonno intorno alle 10:30. Quindi eravamo qui che ci accingevamo alla veglia. Non abbiamo avuto neanche il tempo di sistemare nonno, di dare un po' di calma e tranquillità a questa povera anima, che all'improvviso qui si è scatenato l'inferno. Le fiamme che dapprima erano sulla montagna sono scese con un vento di scirocco fuori dal normale, tant'è che hanno lambito immediatamente tutta la vallata, nonché le parti antistanti la casa. In un attimo, con una seconda folata di vento, le fiamme hanno colpito la casa, il tetto della casa e i rampicanti, insomma. Le fiamme ci hanno avvolto, il fumo ci ha avvolto e siamo rimasti quasi incastrati dentro casa, per la prontezza anche di mio cugino, che ha avuto una forza sovrumana. Forse la nostra anima di mio nonno ci ha aiutato, credo proprio di sì. Siamo riusciti a scampare dalle fiamme e dal fumo, altrimenti adesso si potrebbero contare decisamente almeno 10 vittime. Il nonno è rimasto all'interno e solo la notte si è riusciti ad estrarre quel che rimaneva della salma del nonno, perché ovviamente è andata bruciata. L'altra vittima è stata la nostra cagnolina. Beba è morta all'interno dell'appartamento, perché presumiamo sia scappata dal nonno e non ci ha dato la facoltà di poterla salvare. Le zie hanno perso papà, contestualmente hanno perso tutto: casa, ricordi, averi. E nonna, che ha la demenza senile, nonché è invalida al 100% in carrozzina, ha perso i suoi riferimenti. E per una persona che ha la demenza, perdere i suoi riferimenti è darle quasi un colpo di grazia. Quindi adesso c'è da fare la conta dei danni, non solo quelli economici, ma psicologicamente siamo veramente a terra. È qualcosa che è stato, posso definire, apocalittico. Scene che non avrei immaginato neanche nel peggiore dei miei incubi, qualcosa che non avevo mai visto e spero di non rivedere mai più. Purtroppo quello che mi spiace tanto, che non siamo stati allertati da nessuno. Nessuno ci ha invitato ad evacuare per tempo, e questo non solo avrebbe limitato i danni, ma avrebbe limitato il nostro danno psicologico e probabilmente ci avrebbe aiutato anche a salvare la salma di nonno e non adesso piangere su dei resti carbonizzati. Questo è un grande rammarico. Siamo stati contattati dagli assistenti sociali, infatti già da domani abbiamo un appuntamento per discutere appunto una nuova sistemazione, perché non c'è più niente, la casa è rasa completamente al suolo, non abbiamo neanche più un avere, non ci sono abiti, non c'è niente, documenti, hanno perso tutto, non c'è più nulla.